Bentornate nel mio canale, oggi facciamo il calzone di cipolle tipico della Puglia e si mangia soprattutto nel periodo di Pasqua. Io ad esempio lo mangio tutto l'anno. Iniziamo con il pulire le cipolle, la parte verde non buttatela tutta, ma solo una metà. Pulitele e tagliatele il più sottile possibile, lavatele per bene e mettetele a sgocciolare. In una casseruola capiente mettete abbondante olio d'oliva e versate le cipolle a striscioline e chiudete con il coperchio. Come si appassiscono le prime, girate e mettete le altre. Aggiungete un po' di sale e fate stufare le cipolle per bene per circa un'ora. Una volta cotte le cipolle fate sgocciolare in uno scolapasta d'acciaio per 3-4 ore. Dopo che le cipolle saranno ben sgocciolate, le versate in una ciotola, aggiungete olive denocciolate, acciughe sottosale pulite, capperi dissalati e uva sultanina. Mescolate per bene, tutti gli odori si devono amalgamare. Ora prepariamo l'impasto per il calzone: 500 g di farina 00, un bel po' di pepe, 12 g di sale fino. Fate un buco al centro e versate 120 ml di olio d'oliva e 185 g circa di vino bianco tiepido. Potete impastare anche con un robot da cucina o un'impastatrice. Ecco l'impasto pronto, dividiamo in due e stendiamo due sfoglie sottili con farina e mattarello. Mettiamo olio d'oliva alla base della teglia e sistemiamo la prima sfoglia. Adagiamo il ripieno e copriamo con l'altra sfoglia. Ora richiudiamo i bordi e con una forchetta punzecchiamo la superficie. Un giro d'olio d'oliva prima di infornare e cuocere in forno già caldo a 200 gradi per 30 minuti fino a doratura. Mangiare freddo e se anche questa ricetta ti è piaciuta, continua a seguirmi e iscriviti al canale. Ciao!